Salve a tutti e bentornati su Y2A Racing, nella seconda parte del video dedicato alla marmitta d'espansione per motori a due tempi. Dopo aver visto quali sono gli elementi che costituiscono una marmitta d'espansione e quali sono gli aspetti che ogni singolo elemento influenza con il suo dimensionamento, entriamo nel vivo parlando di due parametri fondamentali per il calcolo di questo tipo di scarico, ovvero sia la lunghezza totale e il massimo diametro. Quello che vi propongo oggi è uno studio puramente teorico, perché non terrò volutamente in conto le variazioni della velocità di propagazione del suono in funzione della temperatura. L'oggetto dello studio è un propulsore di fantasia di 200 cm cubi con diametro del pistone 64 e corsa 62, ma vediamo più nel dettaglio tutti i parametri necessari per il calcolo della marmitta. Alesaggio 64 mm, corsa 62 mm, per un totale di 199 e 45 cm cubi. Rapporto di compressione geometrico 12:1, fase di scarico 190, fase di travaso 130 e anticipo minimo dell'accensione 15 gradi prima del punto morto superiore, alimentazione lamellare al carter e carburatore 36 mm. Tutte le marmitte che prenderemo in esame hanno le medesime proporzioni: 15% collettore, 50% divergente, 10% tratto a sezione costante e 25% convergente. Fissare un unico parametro per tutte le marmitte ci aiuta a ragionare a compartimenti stagni, che è proprio l'intento di questo studio. Infatti il nostro scopo è quello di osservare le variazioni soltanto in funzione della lunghezza e soltanto in funzione del diametro. Dopo aver visto tutti i dati teorici, accendiamo il nostro banco virtuale. Prendiamo le nostre marmitte teoriche ed inforchiamo la nostra moto di fantasia. Osservando le tre marmitte denominate scarico 1, scarico 2 e scarico 3, potete notare come cambia la lunghezza ma non le proporzioni. Infatti, ad esempio, il cono divergente è nel primo scarico 4,50, nel secondo 4,25 e nel terzo 400. Il diametro finale e il diametro iniziale invece rimangono costanti, così come la pancia. Osservando la bancata comparativa possiamo apprezzare le differenze tra le varie marmitte. Prendendo a riferimento quella di lunghezza media, cioè 850 mm, possiamo vedere che riesce a far sviluppare al motore una potenza massima di 35 cavalli a 10.000 giri. Quello che vorrei sottolineare principalmente sono due aspetti. Il primo aspetto è il rendimento del motore prima della potenza di picco. Con una marmitta più lunga la curva risulta più gonfia, più piena e l'arco di utilizzo più ampio. Viceversa, con la marmitta più corta la curva è più sgonfia e il rendimento del motore diventa peggiore prima del regime di coppia e l'arco di utilizzo si stringe. L'altro aspetto che vorrei sottolineare è come la potenza dopo quella di picco cali in maniera diversa. Con la marmitta più lunga avremo una potenza che cala meno repentinamente, mentre con la marmitta più corta avremo la potenza che cala più repentinamente. Questo perché con la marmitta più lunga i gas al suo interno rimangono più caldi e quindi, vedendo il diametro finale di uscita della marmitta più piccolo perché più espansi, tendono a far funzionare la marmitta meglio oltre il regime di potenza massima, così come vi ho spiegato nel primo video. Si può fare inoltre un'ulteriore osservazione, ovvero sia che accorciando la marmitta il motore, accordandosi a un regime superiore, riesce ad erogare più potenza, ma lo fa in maniera non lineare rispetto all'accorciamento. Infatti, partendo da quella di 900 mm, abbiamo 34 cavalli a 9500 giri,
quella di 8,50 35 a 10.000, quella di 800 35,5 a 10.500 giri. Quindi il regime di accordo aumenta in maniera lineare, invece la potenza massima aumenta in maniera non lineare e al caro prezzo dell'erogazione. Il fatto che la potenza del motore aumenta in maniera non lineare negativa è dovuta al fatto che, nonostante lo abbiamo accordato 500 giri più avanti facendo una marmitta più corta, non avendo aumentato il diametro massimo della pancia, non consentiamo al motore di migliorare le sue capacità respiratorie. Osserviamo ora gli scarichi 4, 5 e 6, uguali nella lunghezza di 850 mm ma con diametro massimo differente. Scarico 4 120, scarico 5 125, scarico 6 130. Tutte e tre le marmitte hanno i diametri di partenza e di fine uguali, 35 all'inizio e 21 alla fine. Lo scarico 5 inoltre è uguale allo scarico 2, in modo da avere la stessa curva che farà da bussola anche rispetto alla lunghezza. Osservando la bancata comparativa delle marmitte di lunghezza pari ma diametro differente, possiamo vedere quali siano le variazioni rispetto alla curva di potenza. Il nostro riferimento sarà sempre lo scarico 5, che è quello medio rispetto ai due, quindi avremo sempre una potenza massima di 35 cavalli a 10.000 giri. Quello che è interessante notare è che Il regime d'erogazione della potenza è sempre lo stesso, perché la lunghezza è uguale, quindi siccome che è la lunghezza totale a determinare il regime d'accordo, avremo potenze differenti sempre allo stesso regime. Qui però che cosa succede? Che con un diametro più piccolo avremo meno potenza massima, una curva d'erogazione comunque più piena e un fuorigiri più lungo, perché stesso discorso della marmitta più lunga: essendo più piccola, i gas si scaldano di più e quindi vedono un diametro di uscita maggiore. Viceversa, con la marmitta di diametro maggiore avremo una curva d'erogazione più floscia prima del regime di potenza massima e un fuorigiri meno marcato, perché i gas sono appunto più freddi. In questo caso io ho ipotizzato che il motore avesse sufficiente capacità respiratoria da sfruttare una pancia più grande e quindi l'erogazione del motore nei termini della potenza è anche in questo caso non lineare ma in positivo, perché piuttosto che avere 36 cavalli aumentando di 5 mm la pancia, ne ha 36,5. Questo perché, aumentando il diametro della pancia, aumentano anche gli angoli dei due coni, sia il convergente che il divergente, e quindi genereranno entrambi delle onde più forti, più intense, ma più brevi, quindi più adatte a regimi di funzionamento elevati. La somma di questi due parametri, quindi il diametro più grande che consente una capacità respiratoria migliore e il maggiore angolo dei coni, ci daranno come risultato un aumento della potenza non lineare positiva. Ovviamente anche accorciando la marmitta otterremo dei coni con angoli maggiori, mantenendo le stesse proporzioni. Tuttavia, senza aumentare il massimo sviluppo e quindi il diametro della pancia, non otterremo mai un aumento della potenza più che lineare, ma nemmeno lineare. Avremo sempre un aumento della potenza meno che lineare, proprio perché non aumentando il diametro della marmitta non permettiamo al motore di respirare meglio qualora ne avesse le possibilità. Per oggi è tutto. Sperando di esservi stato d'aiuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.